Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo stadio Enzo Mazzella di Ischia, dove quest'oggi si gioca la 21ª giornata del campionato nazionale dilettanti. La quarta di ritorno, si affrontano l'Ischia Sala Verde e il Potenza Calcio. Il portiere dell'Ischia ha fatto bene a protestare, però bisogna anche comprendere la volontà e la voglia di questi giocatori che sono ultimi in classifica e cercano di ottenere il massimo da ogni palla, mentre adesso c'è il gol di Longo. Vantaggio dell'Ischia Sala Verde, minuto numero 12, Longo sull'ennesimo pasticcio della Luna in uscita. Un'estate un po' così, un po' particolare. Gerardo Masini fa tutto da solo, poi conclude Masini dalla Luna. E allora va ancora il numero 7, colui che ha sbloccato la gara quest'oggi. Parma la gira. Dare qualcosa, dare la possibilità di riprendere il ritmo gara a qualche giocatore poco impegnato. Cascone 2-0. Secondo gol consecutivo di Pietro Cascone. Inizia in questo istante il secondo tempo di Ischia Sala Verde e Potenza. L'ho fatto in maniera eccessiva, lo ha defeo, è stato facilitato nella sua chiusura. Ora Masini in area. Gerardo Masini la mette in mezzo. Ha cercato l'assist per Perna. Tornata in possesso di palla all'Ischia Sala Verde, Gerardo Masini. Lorenzo Longo può tentare la conclusione, la palla ancora per Perna che conclude in traversa. Ancora Mora, va molto bene a cercare Fabio Tito in avanti. Tito il traversone Longo, la porta è vuota, traversa, seconda chance. E questa volta non si poteva davvero sbagliare. 18esimo, doppietta per Lorenzo Longo. Colpo di testa di Russo, la palla che finisce fuori. Appena sulla sinistra, Gerardo Masini va a cercare Perna. Poi arriva Nigro che tenta lontanissimo. Che straffilata di Elio Nigro. Mora un po' contrastato, in qualche modo la palla arriva a Fabio Tito che va lui in aria, la mette in mezzo Russo, palo. Poi Perna. Massimo Perna. L'apertura, questa volta è lui che riveste i panni dell'assistment per Gerardo Masini, area di rigore, Mora la mette in mezzo, Perna, gli arriva la palla, prova adesso Perna. Della squadra, alla propria tifoseria, la cosa li cambia con Corri, da pelle d'oca. Polichetti, pensa alla conclusione, la segue Incarnato. Questa... Platone. E finisce qui, Ischia batte Potenza 3-0 con il gol di Longo, Cascone, e nella ripresa è giunto anche il terzo gol dei gialloblu, ancora con Lorenzo Longo.